Grazie. Voi vedete qui il titolo, che non so come è nato, diciamo, io proporrei di reintitolare queste pagine che ho preparato, troppe, quindi le sintetizzerò così: il punto alto. E questo, tornerò su questa definizione, generazioni e modelli tra nazionale e locale in 70 anni di Izmir. Se fossi stato saggio, non avrei accettato e tantomeno sollecitato questa relazione. I 70 anni di storia di questo istituto nazionale e per traslato di questa rete di istituti, che si trova di nuovo a una svolta epocale, sono troppi per un solo studioso e per un seminario costruito poi di fatto in poco tempo. Le considerazioni che offro quindi sono il risultato di una ricerca avviata molti anni fa e ancora non conclusa, e mi auguro semplicemente che possano servire a mettere un po' in ordine cose che già sapete, rileggendole prima di prendere la parola mi pareva di dire delle cose scontate, soprattutto a voi e a me. Comunque, quello che però è necessario è sicuramente una paziente ricerca sulle carte, sui documenti del nazionale e degli altri istituti, insomma una ricerca storica, per la quale ovviamente mi metto a disposizione vera e lunga, collettiva e non uno spot episodico, una ricerca critica e autocritica e non solo di rivendicazione orgogliosa, di cui pure c'è ampio spazio, perché stiamo parlando, credo, di un punto alto della riflessione storiografica nazionale, della storia dell'intellettualità italiana al crocevia fra ricerca e politica. Inoltre ho la sensazione di raccontare cose, sapete già, quindi mi sento un po' superfluo. Una convinzione di fondo, in ogni caso, guida queste considerazioni. Essa è stata assai ben riassunta da Enzo Collotti, ormai insieme a Giorgio Roscià e dopo la scomparsa di Massimo Legnani e Claudio Pavone, una delle pochissime memorie dirette, se non della fondazione, dei primi passi e della primissima generazione di questi istituti. La convinzione è quella per cui la rete è innanzitutto un capitale umano, questa è la definizione. E Collotti dice: a mio avviso uno dei grandi meriti, nonostante tutte le crisi che ha attraversato e attraversa l'Istituto Nazionale, è di aver prodotto una o più generazioni di storici che si sono occupati di questa tematica, e lo diceva nel 2009. Ho avanzato poc'anzi l'immagine del punto alto. Non si tratta solo di una metafora, bensì di un riferimento diretto, per quanto spero scherzoso e consueto. Nel lavoro ad uncinetto, che come quello in generale a maglia, vi faccio presente, è stato per secoli appannaggio maschile, solo con la rivoluzione industriale è diventato in qualche senso nell'immaginario appannaggio femminile. Il punto alto è uno dei punti base del lavoro ad uncinetto e si realizza passando il filo, questa è la peculiarità rispetto agli altri punti, rammagliando almeno altri due o altre tre maglie precedenti. Mai da solo e mai ramagliando una sola. Il lavoro che ne esce è resistente e tanto più soffice a seconda della dimensione dell'uncinetto. Pensate all'uncinetto come al nazionale, al filo come al suo programma scientifico, chi ha più filo, alle maglie come alle generazioni, e capirete più avanti perché il punto alto e non il punto basso rappresenta abbastanza fedelmente ciò che vorrei argomentare. E qualsiasi riferimento riguardoso di genere è inadatto per un istituto che, riguardando le carte, riguardando la composizione degli organi, è stato drammaticamente insensibile al riequilibrio di genere nei suoi primi 70 anni. Ovviamente una storia dell'ISPR e della rete può e deve essere fatta a molti livelli e a diverse prospettive, tanto complessa essa è stata. E io ne accennerò solo a due dei tanti moltissimi livelli, sia perché in parte sono esaminati successivamente, sia in parte perché alcuni ancora non sono possibili farli, non c'è ricerca sufficiente. Ovviamente è facile, e sarà fatto ed è necessario fare una storia dell'istituto dal punto di vista storiografico, dal punto di vista del contatto con la politica, dal punto di vista del rapporto con l'Unione Europea, ma ci sono molti altri livelli che ancora non sono stati fatti e che sono necessari, anche di storia interna, istituzionale, ad esempio il variare delle commissioni di lavoro, pensate solo ai travagli della commissione didattica, dell'Andis, della formazione, e così. La storia economica dell'istituto, insomma. Ora, in più di queste cose non parlerò,
E quindi mi sembra che ci sia molto più di quello da fare che di quello che posso portarvi oggi. E per l'altro, per uno stesso dei due punti che pure non voglio con forza porre la vostra attenzione e discussione, quello dell'alternarsi delle generazioni, potrà andare poco oltre, per ragioni di tempo, a una semplice delineazione. Ma per comprendere il modello istituzionale dentro cui hanno operato le soggettività e le generazioni che più avanti esamineremo, dovremo partire dall'assunto della forte esigenza di avere una storia condivisa tra Istituto Nazionale e istituti della rete. Senza la consapevolezza della condivisione di un passato e senza la condivisione, per quanto riguarda il futuro, di un progetto scientifico e culturale, semplicemente, a mio avviso, la rete non esiste. Può esistere economicamente, per i comandi, o tecnicamente, per i progetti informatici delle biblioteche e degli istituti, ma scientificamente, alla lunga, politicamente, la rete non esisterebbe. E in tal senso, credo, troppo spesso si è sottovalutato il ruolo svolto dalla rivista, da Italia Contemporanea e poi dalle altre forme di comunicazione, nell'omogeneizzare scientificamente e culturalmente la rete. E se la condivisione non c'è, se quindi la rete non esistesse, sarebbe inutile lamentarsi degli attacchi dall'esterno, perché la fortezza, che è uno storico militare, è stata espugnata dall'interno. E quando segue si basa invece sulla convinzione che senza storia e senza progetto culturale comune la rete culturalmente non esiste e che il capitale umano accumulato sarebbe disperso. Eppure siamo di fronte a una rete straordinaria per il capitale accumulato, per la ricchezza quantitativa degli istituti, per la diversificazione e diversità delle loro attività, per la capacità dei più di cercare e ottenere finanziamenti locali e svolgere un programma culturale in media di alto livello, sensibile alle esigenze delle amministrazioni locali e dei territori, ma anche aperto alle più nuove tendenze storiografiche. In taluni casi, anzi, un vero e proprio luogo di sperimentazione della ricerca più avanzata, non solo rispetto alla dimensione dell'Istituto Nazionale, ma anche rispetto a quella universitaria. Una rete però al tempo stesso, proprio per queste stesse ragioni, frammentata e localizzata in istituti regionali, provinciali, locali, che ben esprime e moltiplica il pluralismo dell'Italia delle 100 città. Una rete quindi al tempo stesso punto di forza eccezionale nel contesto europeo degli istituti, di cultura e storici, ma anche straordinariamente esposta. Una rete cresciuta in fretta negli ultimi decenni, che potrebbe anche altrettanto in fretta essere esposta ai venti della crisi e dello sbandamento, o anche solo della neutralizzazione culturale, o il che sarebbe lo stesso, dell'immiserimento localistico. Vediamo quali generazioni hanno tenuto assieme tutto questo lavoro a maglia. Di quel capitale umano, a mio avviso, è possibile delineare alcune generazioni, fra loro distinte, anche se in più di un'occasione lavorarono intrecciate. Forse si dovrebbe parlare di coorti, più che di generazioni, ma per semplicità utilizzerò questa definizione. Ognuno a proprio modo, quale prima e quale poi, quale più, quale meno, ha contribuito a fare dell'ISPRI un punto alto della presenza culturale, documentaria, formativa di questo paese. La prima generazione, quella dei fondatori, fra anni 40 e 50, fu certamente quella dei protagonisti e dei politici, pari o nome chiaro. Ovviamente l'ISPI nacque come un istituto di cultura e non tutti i suoi fondatori erano solo politici, bensì intellettuali e anche intellettuali interessati alla storia o addirittura storici. Si pensi fra i tanti a Vaccarino, a Pieri, a Bendiscioli. Inoltre, sin dalla fondazione, i politici fondatori vollero che sulla base dell'archivio e nell'ottica di una selezione di documenti e di studi da una biblioteca fosse pubblicata la rassegna. Tenete conto che l'istituto nasce nella primavera e a luglio esce il primo fascicolo della rassegna, quella che poi sarà Italia Contemporanea. Le due cose sono legate. Sia pur con queste correzioni è evidente che la prima generazione però fu quella dei protagonisti della Resistenza, interessati in particolare a che si conoscesse la loro esperienza e il ruolo che la Resistenza ebbe nella storia d'Italia. Una seconda generazione, ripeto, o coorte o gruppo, fu quella dei ricercatori, degli storici, come si chiamavano essi stessi, accostatisi all'Istituto fra anni 50 e 60. Collotti e Rochat continuano a essere nomi chiave oggi, così come era stato Legnani, un po' più avanti. Non avevano fatto la Resistenza, ma al suo studio o di temi ad essi collegati erano interessati.
avevano studiato presso i primi contemporaneisti di fatto dell'università italiana, sentivano come una barriera da infrangere la limitazione degli studi accademici del tempo alla storia del Risorgimento. Una terza generazione che si avvicinò agli istituti fra gli anni 60, 70 ed 80 fu quella che chiamerei dei primi studenti. Gli storici, che si erano se non formati nella nazionale o negli istituti, erano ormai entrati nell'università. E in decenni in cui la storia contemporanea attraeva, formarono studenti che iniziarono a conoscere la rete per le loro biblioteche e per i loro archivi. Più giovani, meno coinvolti dei loro maestri con la generazione dei fondatori e dei politici, che peraltro iniziavano ad essere sostituiti, vivevano gli istituti come una palestra libera di formazione, interessati soprattutto al profilo della ricerca. Una quarta generazione, o alcuni suoi spezzoni, ma siamo ormai negli anni 90, si accosta invece al nazionale, devo dire soprattutto agli istituti della rete, con animo e interessi assai diversi. Sono gli anni del dopoguerra fredda, della trasformazione del sistema politico, della scomparsa di vecchie identità e di partiti, e, al converso, di nuovi militantismi. Entrano così negli organi dirigenti, non del nazionale, ma di non pochi istituti della rete, o si associano ad essi, anziani e giovani politici o militanti, non sempre ferrati in storia, più interessati al presente. Sono iscritti anche all'ANPI e scambiano forse l'una con l'altra. Anziani politici in cerca di riciclo, con giovani militanti di risacca, di quella o di precedenti stagioni, si accostano ora agli istituti e li ringiovaniscono, ma anche rischiano di deformare. Infine, mi sono chiesto a lungo se potessi definire una quinta generazione una figura collettiva che era presente ormai da decenni, ma che mi avviso solo adesso, fra anni 90 e soprattutto anni 2000, per arrivare poi fino a oggi, ha assunto un ruolo ed una centralità e rilevanza nuova. Sto pensando alla figura degli insegnanti comandati, presenti dopo il primo, Giorgio Rochat, presso il Nazionale alla fine degli anni 60, presenti ormai in tutta la rete e con numeri consistenti. Il profilo nuovo e ormai centrale dopo la privatizzazione del Nazionale e dopo la convenzione con l'IUR e il riconoscimento dell'ISMI e della rete come agenzia formativa, il ruolo nuovo, dicevo, assunto dai comandati è quella di formatori, o meglio di formatori di formatori. E secondo me hanno apportato e stanno apportando un contributo diverso dagli altri. Infine, negli ultimissimi anni una sesta generazione si è accostata. Per capire questo nuovo strano soldato che si avanza, vari e diversi fattori vanno tenuti di conto e sono, non li posso elencare, la trasformazione dell'università, le nuove tecnologie e quant'altro. Nasce così la passione per la public history, che negli USA, negli Stati Uniti, è la storia fatta in pubblico da istituzioni rivolte al pubblico e che in Italia invece, dopo queste istituzioni sono molto meno ricche, è soprattutto un'aspirazione a tutto questo, talora con declinazioni militanti ed ideologiche. Questi sei profili o generazioni hanno interagito e per certi versi interagiscono dentro il nazionale e dentro la rete. Per certi versi corrispondono a periodi distinti della sua storia e a funzioni diverse che l'ISMRE ha svolto e svolge. Se la ricostruzione è corretta, ovviamente, per l'oggi e per il domani si aprono le discussioni. Questi profili di presenza sono tutti necessari? Sono oggi tutti possibili? O in altri termini, ci sono le risorse per tutti? Questa discussione ovviamente deve essere tenuta discosta dalla ricostruzione, io quindi non mi ci avventurerò, ma se un suggerimento può venire dal passato è che nessuna maglia da sola è stata mai capace di fare un lavoro. È sempre stato necessario ammagliarne almeno due o tre, a partire da una catenella di base. Ramagliare significa tenere anche la continuità. Non sono mancati negli ultimi anni salti e innovazioni, ma anche strappi, e a mio avviso non appaiono opportuni. In ogni caso, quel che serve alla fine sono l'uncinetto e il filo, la struttura centrale e la visione, di lungo o almeno di medio periodo. Comunque sia, il profilo dell'istituzione che da questi sette decenni è uscita, già per l'intreccio di figure così diverse, si distingue da molte altre, starei per dire da quasi tutte, fondazioni o istituzioni culturali di questo Paese. Questa eccezionalità ha origine, giova a ripeterlo, in almeno tre fattori. Primo, una volontà politica culturale non partitica, non faziosa diremmo, ma unitaria.
Secondo, la conservazione del materiale archivistico e documentario. Terzo, la capacità di innovare storiograficamente la ricerca storica sui temi esaminati, ovviamente comunicandolo attraverso la rivista o attraverso altri canali. Gli altri aspetti, a mio avviso, discendono da questi tre che sono i caratteri originari. Senza questi tre caratteri originari si finisce per parlare di un'altra cosa, di altri istituti, non un istituto, una rete 2.0, 4.0, ma un altro istituto, un'altra rete. Per rimanere un punto alto, mi pare indispensabile ravvagliare con queste mani. Ciò detto, questi caratteri originali impongono attenzione e cure, e quindi fondi. Li hanno avuti? Per dare una risposta, comunque per capire la risposta, è necessario adesso passare al modello istituzionale, dentro il quale queste generazioni hanno vissuto, evidentemente da esso condizionate e plasmate. Quindi non faccio una discussione storiografica di quello che hanno prodotto in queste pagine, ce n'ho altre, ma diciamo qui mi soffermo solo su due punti, le generazioni e il modello istituzionale. Parlando di modello istituzionale, non si ignora, ripeto, la rilevanza della storiografia e della politica, soprattutto per un paese dove il nostro, l'una e l'altra, a livello contemporaneistica, sono tradizionalmente così legate. Più semplicemente si vuole porre l'accento su un altro aspetto, quello della configurazione istituzionale del modello con cui nei vari decenni repubblicani in Italia si è data soluzione ad un problema che all'indomani della fine del secondo conflitto mondiale e della smobilitazione dei movimenti di resistenza era comune a tutti i paesi europei. Non possiamo fare un discorso sul nazionale se rimaniamo chiusi sotto le Alpi. Ci vuole uno sguardo europeo che compari quello che viene fatto qui con quello che è stato fatto in altri paesi. Come studiare la guerra e la resistenza è uno sguardo comparato, ancora una volta, già Enzo Lotti aveva scritto alcune pagine su questo, secondo non centrandosi su questo, per me invece è fondamentale. Il modello che diremmo italiano di studi, istituti di studi della seconda guerra mondiale della resistenza, di cui siamo parte, il modello italiano che diremmo policentrico o a centro debole, ricordatevi che in principio sono nati gli istituti, moltiplicazione delle realtà locali, un debole centro nazionale, poco o quasi niente intervento dello Stato, questi sono i caratteri di questo modello italiano, si presenta come un modello piuttosto particolare. In tutta Europa, e non solo in Italia, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale erano nati istituti miranti alla storia dei paesi nella guerra appena conclusa. Questo tipo di istituti era nato dal convergere di almeno tre interessi. La volontà delle associazioni dei protagonisti della guerra e della resistenza che non andassero perse la documentazione e le testimonianze della loro esperienza. Secondo punto fondamentale in Europa, ma non in Italia, l'impegno dello Stato a cooperare e quindi anche a controllare questo punto cruciale della costruzione della memoria pubblica e dell'identità nazionale, in continuità e in analogia con quanto era stato fatto per la Grande Guerra. Terzo punto, la sensibilità degli studiosi di quella che sarebbe stata la storia contemporanea. Quindi, protagonisti, politici e storici furono in Europa i soggetti di questa storia. Quello che emerge con chiarezza invece, sin dalle prime mosse, è che in Italia l'impegno dello Stato fu minimo. In confronto con le situazioni francese, olandese, belga e tedesca è a tal riguardo istruttivo. Ora, per ragione di spazio non ve ne dettaglio, ma vi assicuro che a Parigi, in Olanda, in Belgio, in Germania, di cui almeno dovrebbe essere nota la storia del Deutsches Institut für Geschichte del Nationalsozialismus, poi rinominato nel 1952 Institut für Zeitgeschichte, dovrebbe essere nota a noi, per capire la siderale distanza dell'impegno dello Stato in un paese come la Germania e del disimpegno in Italia, almeno fino al 67. E lo stesso si potrebbe dire di Parigi, dove gli studi nascono in ambito privato, associazionistico, e poi vengono fatti propri dallo Stato con la istituzione dell'IHP. Su questo, se volete, posso dettagliare. In Italia, invece, in principio non fu lo Stato, ma furono gli istituti, e una rete in quanto tale nacque più tardi. Il centro, cioè il nazionale, venne dopo gli istituti. Milano venne dopo Torino, Genova e Padova. Significativo peraltro che questo centro risiedesse a Milano e non a Roma,
A leggere bene gli intenti dei fondatori, l'Istituto Nazionale venne istituito dopo la fondazione di alcuni istituti poi regionali proprio per sopperire ad alcuni già avvertiti rischi di localismo e localizzazione degli istituti stessi. Non ci sarebbe stato bisogno di un istituto nazionale se già allora non si avvertisse il rischio localistico degli istituti locali. Per tal ragione il Nazionale si sarebbe impegnato molto a livello di programma culturale e di attività scientifica. Anche per questo non a caso si dotò immediatamente di una rivista, di una rassegna nazionale. Impostazione nazionale e progetto culturale andavano assieme. In tutto questo lo Stato non c'è. E così passarono gli anni 50. Negli anni 60, nonostante anche dagli istituti provennero singole iniziative culturali di altissimo livello, fu il Nazionale a trainare la ricerca sulla guerra e sulla resistenza, anche ormai sulla base delle proprie strutture, una biblioteca che cresceva, di un archivio consistente e di contatti internazionali cui si dedicò, cosa che gli altri istituti non avevano. E in questo in particolare la figura di Ferruccio Parri ebbe un peso rilevante. In quegli anni 60 i governi di centro-sinistra, mentre si creava nel paese un clima più aperto ai temi della resistenza, favorirono finalmente il riconoscimento istituzionale di quella che era divenuta nel frattempo una realtà importante, il Nazionale e i primi istituti. La legge del 67, in realtà richiesta già dal 63, e 63 il primo governo organico centro-sinistra, e gli anni non sono casuali. La legge del 67 concesse al Nazionale un certo finanziamento per le attività e di fatto per quelle scientifiche. Al tempo stesso lo faceva destinatario di una serie di comandi di personale scolastico. Dai protagonisti, quella legge fu sentita ed era una svolta rispetto alle origini volontaristiche, diciamo civili e private rispetto allo Stato. Lo Stato era arrivato e sia pure con quasi 25 anni di ritardo rispetto all'Europa, ora anche l'Italia aveva un suo istituto nazionale per lo studio della Seconda Guerra Mondiale, della resistenza e dell'antifascismo. La soddisfazione e l'enfasi del momento però oggi possono essere riconsiderate. Il riconoscimento era tardivo, il finanziamento non aveva proporzioni con quanto veniva fatto all'estero per simili istituti, il numero dei comandi con il tempo effettivamente è diventato oggettivamente alto, ma a livello di docenti della scuola dell'obbligo e non dell'università, era la merce di scambio per accettare questa situazione di inferiorità rispetto agli altri studi europei, che tale rimaneva sia pure riformulata. Fu con quei comandi che logicamente andavano agli istituti che potenziasi a parlare davvero di una rete, perché prima abbiamo il Nazionale e altri istituti. Una rete vera ce l'abbiamo con alcune iniziative degli anni 60 e poi con i comandi, diciamo, degli anni 70. Ma l'esilità dello scheletro del Nazionale rispetto ad altri consigli di istituti europei, a quel tempo cresciuti e consolidati, era paradossalmente confermata se si guarda la situazione da fuori Italia. Gli anni 70, i caratteri originari erano quindi ahimè stati riformati e corretti solo parzialmente e più apparentemente che sostanzialmente dal centro-sinistra con la pur fondamentale legge del 67. Abbiamo visto come essa riconosceva l'ISPI attraverso di essa la rete e si trattava a quel punto in 20 anni di ben 22 istituti, oltre all'ISPI nazionale, 7 regionali, 11 provinciali, cui avrebbero dovuto essere aggiunti altri 3 che però furono riconosciuti dal Nazionale solo negli anni 80. Lo Stato riconosceva, ma non finanziava a sufficienza nazionale e tantomeno gli istituti. Scambiava però tale inadempienza rispetto agli altri modelli europei con la fornitura di manodopera di norma assai volenterosa, ma non sempre altamente qualificata, gli insegnanti delle scuole dell'obbligo, di quel tempo anche elementari attraverso l'istituto del comando. Nell'ambito comunque di una pressione costante, di una realtà ormai divenuta imponente, nel 1976 una legge aumentava in maniera consistente il contributo statale all'ISPI, al punto che questo poteva permettersi, sorridete, di ridistribuirlo agli istituti, un qualcosa che raramente avrebbe potuto ripetersi dopo di allora. Si trattava di una riforma di struttura del modello italiano. La primavera degli studi di quegli anni
con quel modello istituzionale fu purtroppo breve, anche perché l'inflazione galoppante e il non aver indicizzato a sufficienza quel tipo di finanziamento ridusse negli anni successivamente a briciole. Eppure la rete degli istituti a quel punto, sotto l'effetto delle spinte sopra ricordate, tenete conto, per comprendere non la situazione del nazionale, ma per comprendere la situazione della rete, pensate all'istituzione delle regioni e alla forte spinta degli enti locali e alle grosse spese che gli enti locali fanno in quel decennio e decennio successivo, di cui gli istituti locali si avvantaggiano, non il nazionale ovviamente. Per comprendere insomma la rete degli istituti era a quel punto in un solo decennio formalmente cresciuta più che nei due decenni precedenti, cioè negli anni 70 più che dalla fondazione. 25 nuovi istituti nel totale, di cui 2 regionali, 14 provinciali, cui devono aggiungersi altri 9 che saranno riconosciuti più tardi. Per certi versi, piuttosto che europeizzare e correggere il modello originario, gli anni 70 lo avrebbero aggravato. Già nel 76, abbiamo detto, l'ISPRI, facendo leva sul raddoppio del contributo statale, lanciava un altro nuovo programma, un secondo programma di ricerca scientifica, eccetera. Ma, ripeto, purtroppo non ho il tempo per legare gli aspetti istituzionali con gli aspetti scientifici. Gli anni 80. Il modello italiano non avrebbe avuto il tempo di conoscere un riequilibrio. Proprio in quello stesso 1980 fu dimostrato che non c'era un nuovo interesse statale e pubblico verso la resistenza. Il contributo statale infatti non aveva conosciuto un'indicizzazione che con la inflazione di quegli anni significò qualcosa, e l'ISPRI già in quegli anni andò in crisi. Le leggi del 67 e del 76 non avevano alla fine aiutato più di tanto. Mentre l'Italia scivolava verso il 40° della liberazione, anni 80, incomparabilmente più disattento dalla parte dello Stato o anche più retorico da parte degli studiosi del precedente trentennale, l'ISPRI si abitò in una crisi finanziaria profonda. I comandati non diminuirono e questo salvò la rete degli istituti. Gli enti locali continuarono ad erogare verso gli istituti e quindi verso la periferia delle risorse. La rete imparò a usufruire della crescita della spesa pubblica locale e regionale, subendo nell'altro canto i condizionamenti, mentre invece le risorse nazionali crollarono proprio mentre l'ISPRI era sul punto di voler ricompattare quella rete molto cresciuta, mentre doveva chiudere 2 impegnativi programmi di studio e rilanciare la ricerca. Il rilancio non ci fu mai, e nella misura in cui continuò, la ricerca sulla guerra, sulla resistenza, sul passaggio fra fascismo e repubblica fu fatta ormai dentro le università, o presso gli istituti, un po' più che presso il nazionale. La conseguenza generale di questi processi diversi, statali, locali e accademici, fu che lo Stato centrale si allontanò ancora di più dall'ISPRI e in genere da questi istituti storici, aggravando i caratteri originali del modello italiano. Alla fine degli anni Ottanta la rete non si era razionalizzata, ma si era anzi ulteriormente estesa. In quel decennio si erano aggiunti, oltre a quelli già nominati, altri 9 istituti, uno tematico e 8 provinciali. Forse per l'intercorso avvenuta regolarizzazione e normalizzazione di situazioni una volta giudicate inaccettabili, forse per la situazione di strutturale indebolimento degli ISMI e si credette di sanare la rete ampliando le maglie, a quei 9 istituti se ne aggiunsero altri 14 di riconoscimenti tardivi di altri istituti precedentemente fondati. Per tale ragione, un decennio come gli anni Ottanta, certo non facile per l'immagine della resistenza e per il finanziamento e il funzionamento degli studi storici, per un curioso paradosso rappresentò statisticamente il decennio di maggiore ampliamento quantitativo della rete. Con la fine della guerra fredda il processo si sarebbe rallentato, per quanto non arrestato. Nei 20 anni post-bipolari un'altra decina di istituti avrebbe chiesto e ottenuto l'associazione al ISPRI e negli ultimissimi anni un ulteriore allargamento c'è stato, ma diciamo per ragioni piuttosto diverse. Una così rapida crescita non poteva non far fibrillare il sistema e non mancarono quindi negli anni 80 le critiche e le accuse di avarizia lanciate dagli istituti al centro.
ma il tempo della distribuzione dei contributi economici da Milano alla rete era ormai finita nel tempo. Con un numero così alto di istituti e con le attività di questi in crescita generale, per quanto ineguale a quantità e a qualità, fu la ripartizione dei comandi a far suscitare le scintille. Ad essere amare era lo Stato, più che l'ISPI, forse troppo generosi tra i riconoscimenti, ma gli istituti se la prendevano con Nazionale, invece che con lo Stato. Non che il Nazionale potesse dirsi mondo da ogni responsabilità. Si ricordano almeno i complessi rapporti con il mondo politico, fino al 78 le vicepresidenze furono appannaggio di uomini politici, nella speranza frustrata dai fatti di un trattamento di favore da parte del governo o dello Stato. Si pensa alle difficoltà di ricambio. Le presidenze del Nazionale sembravano destinate a dover durare 24 anni. Quella di Bari dal 57 al 71, quella di Quarza dal 72 al 96. Se si fa una paragone all'Istituto, forse hai sacche scinte, però Martin Brochert durò solamente dal 72 all'89, quella dei suoi predecessori e dei suoi successori non andò oltre una decina d'anni ciascuno. E ci sono anche dubbi sulla produttività dell'impiego interno delle risorse, la complessità dei rapporti con la città di Milano, il suo territorio e la sua università. Ma qualunque rilievo al Nazionale non può ingenerosamente sottovalutare che l'ambizione dell'ISMI fu di fungere da coordinatore di una rete e che questo fu frequentemente frustrato, nonostante qualche contributo straordinario, periodicamente ma sempre più faticosamente conquistato per il collasso totale, per evitare il collasso totale dal rifiuto pervicace che ha attraversato governi di ogni orientamento, centrista, centrosinistra, Unità Nazionale, pentapartito, e il rifiuto di questi e dello Stato di dare all'Istituto Nazionale quello che in altri paesi veniva dato ai grandi e importanti istituti nazionali di conservazione e di promozione degli studi. Né paradossalmente l'esistenza della grande rete di più di 60 istituti di cui Guazza si vantava a ogni momento aiutò più di tanto l'ISMI a raggiungere quello status europeo. Perdonatemi ancora due parole su il periodo più recente. A più di 20 anni dalla successione a Guazza e di fatto dall'avvio della privatizzazione, che di fatto ha creato condizioni istituzionali nuove rispetto al riconoscimento del 67, è possibile delineare in questo periodo recente un primissimo bilancio. Non si offenda nessuno che adesso nominerò. Per comodità periodizzeremo al variare delle presidenze, da Rochat a Scalfaro a Onida, delineando così 3 momenti di questo ventennio, per quanto non poche linee di continuità dettate dal nuovo profilo istituzionale vanno, a mio avviso, molto al di là delle alternanze. Per quanto concerne il primo momento, dal punto di vista formale, il lungo trapasso dal regime di riconoscimento 67 a quello di privatizione 97-99-2003, il cui avvio coincise con la quadriennale presidenza Rochat e con quella più breve e sfortunata di Raiolo, cadde in una congiuntura complessiva particolarmente difficile. Il Nazionale visse una profonda crisi economica dalla quale non si sarebbe risollevato senza il provvidenziale finanziamento straordinario ottenuto da Rochat stesso presso l'allora ministro e vice premier Veltroni e senza l'altro pare ottenuto per l'intervento personale di Tina Anselmi, vicepresidente dal 97 al 2003 e poi presidente onoraria fino al 2015. Purtroppo questi finanziamenti straordinari, politici diciamo, non mettevano l'istituto sul livello delle fondazioni politiche partitiche romane, per non dire degli istituti europei, fondazioni politiche romane che in quegli anni avevano ottenuto ragguardevoli sostegni, e stiamo parlando degli anni 90, post guerra fredda, mentre i rispettivi partiti di riferimento si scioglievano, si trasformavano. Né erano tali da assestare le finanze, né soprattutto variavano la predisposizione, diciamo, liberale dello Stato centrale, che continuavano a riconoscere l'istituto come altrove in Europa si faceva da tempo con istituti analoghi. Parallelamente la rete andava in fibrillazione sia per l'avvio delle politiche di riduzione dei comandi, sia per le conseguenze immediate della trasformazione del sistema politico, e i periferici sono più legati a questo, che in periferia ebbe effetti talora devastanti sui finanziamenti locali agli istituti e più in generale all'attenzione degli enti locali, adesso nominato in mano a maggioranze politiche ritenute avverse, nelle cui graduatorie di rilevanza gli istituti crollavano verso il basso. Non furono solo queste difficoltà diverse, ma parallele al centro e alla periferia, a rendere quegli anni particolarmente difficili,
e oggi dimenticati o sottovalutati, sto parlando del 96, 2000, 2002. Si osservava in quegli anni, messi di fronte a queste sfide del tutto nuove, una discussione interna nazionale mai forse esplicitata sino in fondo e una iniziale divisione, un incrinarsi di una comunità, io la chiamerei una crisi di comunità, all'interno del gruppo dirigente del nazionale e forse degli istituti. Nel secondo momento, presidenza Scalfaro, il modello istituzionale non cambiò. In anni nei quali si mescolarono apparenti miglioramenti e in realtà preoccupanti segni di continuità. Fra i miglioramenti in dubbio quello della maggiore stabilità istituzionale, con una lunga presidenza Scalfaro e una altrettanto lunga direzione amministrativa Maris e scientifica per ora. Non sembrava però che il nazionale in questo lungo tempo fosse riuscito a realizzare la necessità delle radicali trasformazioni che il passaggio alla privatizzazione avrebbe dovuto comportare. Claudio Della Valle ha definito quello dal 2002 al 2011 come un periodo di difficoltà in tutti i settori. Mentre le grandi opere, come abbiamo visto, questo lo sappiamo, diciamo così, mentre una serie di grandi libri sulla resistenza non passavano attraverso l'istituto, il nazionale continuava ad accumulare crisi e debiti, da cui periodicamente uscì solo grazie allo straordinario impegno del presidente Scalfaro, vero salvatore della patria, insieme a già ricordati, lasciava il trono a Anselmi. La fuoriuscita della tabella ministeriale riassunse tutto questo. Anche se ciò fu compensato in parte dall'avvio della cooperazione con la Cariplo e con l'Istituto di Torino, però questo non risolse perché la Cariplo coprì i buchi e la roba di Torino andò alla scuola superiore e non bastò, lasciando le cose come stavano. Altri segnali di un mancato cambiamento di passo, pure dettato dalla privatizzazione del nuovo clima politico e quindi di un certo disorientamento, furono il programma scientifico del 2002, il rinnovo del comitato scientifico dal 2003 al 2006 e la scarsa tenuta in considerazione dopo il 2009. Sempre Della Valle, commentando quegli anni difficili, si è presa con il fatto che, cito, il berlusconismo è stato culturalmente vincente e con una politica segnata, cito ancora, dalla incapacità culturale di ripensare e valorizzare la propria storia. È però difficile negare che qualcosa di quest'ultima avesse contagiato anche gli istituti che vi si erano richiamati o che ne facevano parte. D'altro canto, è difficile dire che in questi anni la rete si fosse rafforzata. Però riuscì a trovare un nuovo accomodamento, a un livello diverso, forse più basso, in cui alla ricerca si sostituì quasi del tutto il calendario civile e la didattica. Quel che più contò fra questi istituti era l'aver tirato il sospiro e la soddisfazione di essere sopravvissuti alla crisi degli anni 90, che avevano diffuso timori radicali. Gli istituti erano sopravvissuti e avevano anche trovato un assestamento nuovo. In fondo i comandi non erano scomparsi e tutto ciò sembrò bastare e rassicurare. L'ultimo momento fu per andare al di là di questa tenaglia fra un nazionale che si riproponeva, ma che non pareva aver realizzato del tutto la trasformazione resa necessaria dalla privatizzazione, e una rete che appena si riprendeva, ma a detrimento della ricerca e a vantaggio del calendario civile e della didattica, fronti su cui pure sarebbe diventata espertissima e vincente, fu per sfuggire a questa tenaglia che nel 2012 si assisté ad un radicale ricambio generazionale e di orientamento dei gruppi dirigenti. Il terzo momento della questa fase della privatizzazione, cioè la presidenza Vida, con la vicepresidenza De Bernardi e la direzione Siringate e Flores, volle forse significare questo. Siamo quasi all'oggi e quindi sarò più breve. Ancora una volta però discontinuità e continuità si intrecciarono. Dal punto di vista del modello istituzionale poco cambiò. Paradossalmente se lo fece fu sul fronte della rete degli istituti riconosciuti che aumentarono, più che su quello del nazionale, nel quale anzi quelli, gli istituti, vennero ad avere maggior rilievo per via della modifica dello statuto e dell'introduzione del consiglio di indirizzo. Ma lo Stato non arrivava ancora e il modello rimaneva quindi solido. L'assunzione della nuova denominazione, Istituto Nazionale Ferruccio Parri, Rete, eccetera, eccetera, era tutto questo la dimostrazione.
ma dal fronte degli impegni ordinari dello Stato quasi niente cambiò e niente che potesse mettere il nazionale all'altezza delle trasformazioni che gli altri analoghi istituti europei avevano nel frattempo conosciuto. Come un tempo tornarono a prevalere i contributi straordinari, accompagnati però di nuovo da una crescente crisi di comunità. I finanziamenti o le loro promesse relative al Predappio prima e al museo poi, pur fra loro diversissime, replicarono un modello non sconosciuto. A ricordare le difficoltà, se non la crisi nazionale, di fronte a una rete che invece almeno numericamente cresceva, potrà essere ricordato il fatto che per il settantesimo il nazionale poteva offrire solo una sponda di pubblicazione a convegni organizzati fuori e lontano da esso, dal comitato e dal comitato scientifico. Mentre le discussioni non aperte, sfociate in polemiche attorno a Predappio, rafforzavano il rischio di una crisi di comunità. Tutto questo non ha causato né spiega, ma certo ha corredato l'inedita per la storia dell'istituto, e che per questo deve essere ricordata, situazione di una presentazione di due candidature alla presidenza, anche quando, a giudicare dagli iscritti presentati, li ho riletto, i programmi non apparivano opposti. È proprio per questo che appare necessario andare al di là delle transeunti increspature e guardare invece alle difficoltà del nazionale, che non si originarono certo nel 2018, ma risalivano al 2002 e per certi versi al 1994. In conclusione, nell'apparente diversità dei protagonisti di questa fase della privatizzazione, nell'apparente diversità degli accenti e degli esiti e persino dei contesti, una certa continuità lega questi tre momenti nella vita recente del nazionale e della rete, sfidati in un'Italia non più della prima Repubblica a confrontarsi con un ambiente ritenuto ostile, ma certamente mutato a partire dalla cornice istituzionale della privatizzazione. Una cornice che dovrebbe apparire evidente, non c'è certo un buon viatico per un rafforzamento dell'istituto dell'intervento dello Stato, essendo una privatizzazione. Ma che si vada bene, non ha cambiato del tutto la storia settantennale dell'istituto, ma semplicemente ha aggravato il modello, caratteri originali del modello. Un'ultima paio di affermazioni e chiudo. In questa sede, da tentativo di storico, non prevedo suggerimenti, ovviamente. Osservo solo, in conclusione, che se si vuole rimanere un punto alto della cultura, nel senso che dicevo dell'OGM, un punto alto della cultura storiografica nazionale, l'Istituto Nazionale e la Rete hanno bisogno di non poche attenzioni. Il presente e il futuro non appaiono semplici, poiché fra generazioni e modello istituzionale si sta creando un attrito che può essere produttivo, ma che potrebbe anche rivelarsi distruttivo. Non è consigliabile scegliere solo una delle generazioni, o dei funzioni, o dei profili che hanno caratterizzato l'Istituto nei suoi primi 70 anni. Il punto alto necessita di rammagliare più punti precedenti e al tempo stesso si deve riflettere come sia possibile rammagliare le generazioni e le funzioni in presenza di una contraddizione radicale che differenzia il modello italiano da quello di altri consimili istituti europei. Pensiamo cioè ad un modello istituzionale in cui lo Stato non si è impegnato molto e non mi pare ci siano le condizioni future perché si impegni di più. Al fondo si ripropongono oggi, 70 anni più tardi, e in contesti storici e politici enormemente diversi, gli stessi nomi originari che attanagliarono i fondatori del 49 e i rifondatori del dopo Quazza della seconda metà degli anni 90 alle prese con la privatizzazione. Senza un impegno dello Stato adeguato, e se non vuole contare solo su occasionali introiti, e se non vuole continuare ad accumulare debiti, l'Istituto Nazionale va incontro ad un ridimensionamento possibile. Parallelamente, una rete ampia con un centro debole e troppo ramificata va incontro ad una brusca razionalizzazione non governata ma subita. Sono processi storici in moto da tempo, quindi da capire e da governare, non da ignorare e subire. In tal senso sarà bene ricordare una serie di contraddizioni e paradossi di questa istituzione. E su questo chiudo. L'Istituto e la Rete sono stati, dico solo, ma potrei dire sono stati, troppo grossi per essere ridotti ad istituti minori, locali e periferici, e al tempo stesso l'Istituto è stato troppo, piuttosto periferico, milanese, non romano, rispetto agli interessi dello Stato e del governo romano per illudersi di poter pesare.
è stato troppo indipendente da qualunque partito politico per credere di essere adattato a pari delle fondazioni politiche partitiche romane, eppure al tempo stesso è stato troppo impegnato per pensare di essere considerato un istituto accademico scientifico neutrale o disimpegnato. È stato, soprattutto nazionale, troppo debole per poter ignorare alcune delle sue maglie passate, o generazioni o funzioni originarie, disperdendo ancora una volta con improvvide cesure il capitale umano accumulato nel corso del tempo. Eppure è al tempo stesso troppo complesso per illudersi di poter essere forte su tutto. Alla vigilia del suo 70° compleanno il passato è sicuramente importante, ma il futuro senza l'armadiale appare oscurato da noi. Non c'è da fidarsi dello stellone, come in più di un'occasione ha fatto la classe dirigente nazionale di questo paese, né c'è da fidarsi e ritenere di essere una felice destinata comunque a sopravvivere. Andrebbe considerato che, pur volendo rimanere un punto alto, la felice potrebbe anche morire senza rinascere. Oppure potrebbe rinascere, ma del tutto diversa dai suoi primi 70 anni, non più con il rischio di non essere più quel punto alto per cui per 7 decenni in tanti hanno lavorato. Grazie.